Bene, oggi abbiamo un personaggio eccellente su Voodoo International, un'intervista a Gregorio Di Leo che è venuto a trovarci e abbiamo l'occasione di fare proprio un'intervista su un progetto che è nato qualche anno fa, qualche tempo fa, che hai coltivato con tanta passione, l'Intensive Poi Fight, e ci spiega un po', spiegaci un po' come è nato, come si è sviluppato e dove sei arrivato adesso col tuo progetto. Ma l'Intensive Point Fight innanzitutto è una metodologia di allenamento strutturata e costruita attorno a quelle che sono le richieste del point fight. Quindi lo scopo fondamentale è quello di approcciare alla performance del point fight a 360 gradi, curando sia la parte mentale che la parte fisica, la parte tecnica e la parte strategica del combattimento. Quindi effettivamente quello che cerchiamo di fare è portare il combattimento ad un altro livello ed aiutare le persone principalmente ad approcciarsi in una maniera nuova, innovativa e che sia integrata e globale. Negli ultimi anni, sono oramai tre che l'Intensive Point Fight Training esiste, abbiamo, poi dico abbiamo perché oramai l'Intensive è veramente un network globale, toccato praticamente una ventina di paesi. Sono andato dal Canada, al Messico, al Cile, alla Bulgaria, all'Austria, Danimarca, Inghilterra, Germania, Italia chiaramente, Spagna, è un fenomeno globale, di questo sono molto, molto orgoglioso, devo dire. Allora, tutto questo è molto interessante perché tu stai mettendo molta professionalità nella disciplina che tu ami, quella, diciamo, in cui hai vinto anche tanti titoli. Sì, io ho vinto quattro titoli mondiali WACO consecutivi, il quinto consecutivo, diciamo, a squadre, quindi effettivamente sono stati 10 anni di gare ad alto livello. E quello che ho cercato di fare fondamentalmente, che sto cercando di fare, è dare indietro un po' a questo sport che mi ha dato tante opportunità. Bisogna certamente dire una cosa, che l'intensive appunto è un luogo dove generalmente la gente viene da tutto il mondo per aggiornarsi, ma soprattutto per condividere le loro conoscenze. Il 26, 27 e 28 di ottobre del 2012, quindi tra pochissimo ci sarà questa data a Milano e verrà gente veramente da tutto il mondo. Di questo sono felice, sono orgoglioso, però la cosa particolare sarà che non sarò soltanto io ad insegnare, ma sarà tanta gente, saranno gli amici alla Grecia, ci sarà Andreas Angelopoulos, ci sarà Emanuele Bozzolani, ci sarà Timmy dalla Germania. L'idea è quella di costruire un luogo come quello di Milano in cui la gente possa condividere e portare la conoscenza del point fight ad un altro livello, sempre un livello più alto. E dall'altra parte quella poi di portare quello che noi produciamo come team, come network di persone che non sono legate necessariamente dallo stessa, diciamo, dalla stessa, dall'appartenere alla stessa palestra, ma della vera passione per il point fight poi in giro per il mondo. E questo sta effettivamente innalzando in maniera incredibile il livello tecnico, un livello tecnico che in questo momento era in un certo senso un po' fermo. Momento di stallo, certo. Sì, un momento di stallo perché chiaramente, come ogni cosa, nel momento in cui ci sono delle persone che lavorano e che sono appassionate per raggiungere un certo obiettivo, che è innalzare il livello e poi portarlo in giro per il mondo, la gente comincia a capire quelli che sono i principi che si nascondono sotto il point fight e può così incrementare la propria prestazione sportiva. Ma abbiamo visto che è un sito estremamente curato. Indichiamolo ai nostri lettori. Ma il sito è intensivepointfighttraining.com e quindi con due T, però insomma basta digitare su Google Intensive Point Fight e trovate senza dubbio tutto quello che vi serve. La cosa particolare del sito, io sono proprio un appassionato al di là del fatto della grafica su cui lavoro con il mio webmaster amico Angelo, ma la cosa particolare del sito è che è quello che sto cercando di fare con l'Intensive, è di creare veramente di utilizzare anche le tecnologie. Quindi il sito è una piattaforma in cui le persone possono trovare informazioni, ma non soltanto informazioni sugli allenamenti, ma anche video. Quindi quello che dico sempre durante gli allenamenti è che l'allenamento non finisce con il seminario, ma l'allenamento inizia con il seminario perché grazie ai video che sono su internet si può, e sono veramente oramai tantissimi, abbiamo più di 600
iscritti al canale e 200.000 visualizzazioni grazie ai video che ci sono su internet, e sarà possibile appunto continuare a allenarsi. Adesso è pronto anche il libro, quindi sito e libro possono essere un ottimo punto di partenza e di continuazione per il proprio allenamento. Allora, ringraziamo Gregorio Di Leo per questa intervista e saremo presenti anche noi per intervistare tutte le persone che ti seguiranno in questo progetto. Bene, Grazie. grazie, a presto.